Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, il campionato è iniziato. È iniziato per il Pisa, che è dovuto andare ad affrontare il Cittadella, in quel del Tombolato. Bene, come volevasi dimostrare, il Tombolato per noi è un tabù. Ma è un tabù perché? Perché lo fanno diventare un tabù. Quindi lo fa diventare la Lega in primis e quindi poi di conseguenza designando arbitri infelici. Bene, detto questo, andremo a analizzare bene quello che è successo, ma io prima vorrei analizzare la partita, cioè o meglio il calcio giocato. Allora il Pisa è sceso in campo con una formazione rivista, perché purtroppo gli acquisti sono arrivati tardi, lo sappiamo tutti, sono tardivi, ma il mister secondo me ha messo dentro una buonissima formazione. Abbiamo visto Esteves, che a me personalmente mi è veramente veramente piaciuto. Poi abbiamo visto Ionita, bene, poi bene Touré, bene Hermansson, anche se poi involontariamente andremo a vedere purtroppo è stato una sfortuna più che altro, con il tacco ha toccato la palla e quindi ha deviata e entrata in rete, ma sicuramente Hermansson non ha assolutamente colpa, è diciamo così, purtroppo sono le conseguenze di quando si gioca a calcio, insomma, né più né meno. Masucci, che dire, top player Masucci, bene anche Sibilli, Jureskin mi è piaciuto, insomma. Fondamentalmente una squadra che ha dato il suo, bene anche De Vitis, poi purtroppo si è infortunato, ma bene così. Comunque il Pisa è sceso in campo secondo me padrone nei primi minuti, quindi una mezza rovesciata di Masucci porta il Pisa in avanti, quindi per una rete a zero. Poi il Cittadella trova il pareggio su calcio d'angolo. Un bel calcio d'angolo battuto dal Cittadella, un bello schema, e Baldini in sacca perché lasciato forse troppo solo. Bene, si chiude il primo tempo, quindi un primo tempo piacevole da vedere sia da una parte che da un'altra, quindi un bel calcio giocato, abbiamo visto una bella partita. Nel secondo tempo è iniziato così i problemi per il Pisa, grazie a Zufferli che vuole essere protagonista, quindi ritorniamo lì, gli arbitri, non è più il calcio essere protagonista, ma vogliono essere gli arbitri a essere protagonisti, e quindi chi li designa vuole essere protagonista e il VAR vuole essere protagonista, e abbiamo visto quali sono stati gli scempi che anche quest'anno si sono perpetrati nei confronti del Pisa, né più e né meno. Lo stanno ormai dicendo e scrivendo su tutte le testate giornalistiche nazionali e non solo. Quindi voglio dire, sarebbe aggiungere beffa ulteriore, mi sembra a me, quindi un arbitro da cassare, censurare nella maniera più assoluta, cassare e censurare. Viene designato un arbitro che non arbitra da 8 mesi, Zufferli, per far cosa? Per far vedere che la Lega ha fatto vincere Cittadella, e chi se ne frega, arrivato a un certo punto per me ha vinto il Pisa, ha vinto in tutto e per tutto. Un rigore, dato il primo rigore, che fondamentalmente non c'era niente, perché sulla palla di rimbalzo non è che uno si può tagliare le mani, cioè non ce le possiamo segare le mani, fanno parte del corpo, non era intesa, ma assolutamente no, è stato un caso fortuito, ci è rimbalzato sopra, del tutto fortuito, come andremo a vedere quello di Jureskin, uguale. Cioè ci è andata così di rimbalzo, ma era addirittura di spalle. Ma cosa andiamo cercando? Cosa andiamo trovando? Ma cosa vogliamo? Ma cosa vogliamo? Ma vogliamo veramente
non vogliamo far andare il Pisa in Serie A, ma non c'è problemi, basta dirle le cose. Non è che è arrivato a un certo punto, perché quest'anno il Pisa la farà da protagonista, capito? Lega o non Lega, quest'anno il Pisa la farà da protagonista, ve lo posso garantire che la farà da protagonista, indipendentemente di come sia andata la partita, che per me, ripeto, il Pisa ha vinto. Il Pisa ha sicuramente vinto questa partita. Ma andiamo a vedere. Quindi il Zufferli, dopo buoni 3-4 minuti, viene chiamato al VAR. Viene chiamato al VAR, non si capisce per quale motivo viene richiamato, ma nessuno lo capisce, giornalisti compresi, televisioni, nessuno lo capisce. Solo Zufferli e i VAR, quelli che sono, che non voglio neanche nominare, perché sono gli innominabili, viene chiamato. Guarda l'azione, fischia il rigore. Vabbè, che poi Nicolas andrà a parare. Non contento, cosa si va a cercare? Un altro rigore sulla stessa azione. Quando la palla era già stata spedita chissà dove, sulla luna. Rigore, ancora. La voglio dire, ma veramente, ma di cosa stiamo parlando? Per non parlare poi dell'ultimo rigore. Assurdo, assurdo. Ma lo ripeto, lo stanno dicendo tutti e lo stanno dicendo tutti a chiare lettere. Quindi un arbitro scandaloso, semplicemente scandaloso. È così, che dobbiamo fare? Un arbitro scandaloso, chi l'ha designato? Innominabile. Quindi gli innominabili e gli scandalosi. Un infelice, ecco, diciamo così. Nella vita si vede che è poco felice e quindi deve trovare le felicità altrove. E le ha trovate. Spero, mi auguro che sia felice. Ma poi andiamo a vedere, dopo le sostituzioni, il Pisa ha un guizzo. Sicuramente ha un guizzo e viene inserito Marutan. Viene inserito poi alla fine Canestrelli, che poi lo stesso Canestrelli andrà a siglare il 4-3 per il Cittadella. Ma prima di questo Sibilli in sacco al 90esimo e quindi siamo al 4-3. Questo signore Zufferli cosa fa? Allora andiamo bene bene a vedere. Primo rigore, si perdono minimo 7 minuti. Secondo rigore, altre 7 minuti e sono già un quarto d'ora. E poi nell'ultimo se ne perde altri 5. Ma andate a vedere il cronometro alla mano, andate a vedere con il cronometro alla mano, perché le cose prima di dirle me le vado a vedere. Cronometro alla mano, poi ci sono le sostituzioni, quindi perdiamo altro tempo, tutto tempo che va recuperato, per regolamento è tempo che va recuperato, caro Zufferli e caro designatore arbitrale Lega, tra virgolette, virgolettato, senza offendere nessuno, ma la verità è questa. Né più né meno, andate a cronometrare, cosa fa da 6 minuti di recupero? Ancora beffa sulla beffa. Poi uno deve dire, questo non è un incompetente. Ditemi voi, a regolamento alla mano, il tempo va recuperato, non è che lo dico io, non è che lo dico io, c'è tanto di regolamenti, il tempo va recuperato, il tempo va giocato, non è che si lascia così. Poi entrano i massaggiatori del Cittadella, se ne perde che se ne perde. Qui bastava essere onesti e dare 12 minuti di recupero, perché quello è il tempo che doveva dare. 12 minuti di recupero, caro Zufferli. Capito? 12 minuti di recupero. Questo è il tempo che abbiamo perso. E allora, Pisa avrebbe avuto la possibilità non solo di pareggiare, ma forse anche di vincere. Indipendentemente, ripeto che per me il Pisa ha comunque vinto, perché è una squadra rimaneggiata, una squadra che ha avuto pochissimo tempo per oliare, diciamo così, gli ingranaggi, e ha fatto vedere delle belle cose, specialmente una reazione da Leoni, bella reazione. Ormai il Cittadella era ambalia del Pisa, capito? Però ci abbiamo messo del nostro, abbiamo Zufferli ci ha messo del suo e la sala VAR, e poi Zufferli ha concluso con il recupero.
una cosa imbarazzante, una cosa inguardabile, come hanno detto anche su DAZN, e ripeto, lo stanno dicendo tutti i soliti testati giornalistiche varie. Abbiamo trovato l'anno scorso un arbitro meraviglia che ha fatto le tre meraviglie, e quest'anno abbiamo trovato Zuffardi che ha fatto altre tre meraviglie. Rigori e tempo non concesso del recupero. Una vergogna, semplicemente una vergogna. Che dire? Niente, io per questo video la chiudo qua. A breve torneremo con la trasmissione, tempo di organizzarci, e poi noi siamo nerazzurri. Bene, io ripeto, se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa.